Buon inizio di settimana, oggi è lunedì 11 maggio 2020, queste le notizie consegnati dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento ai lavori progettati sulla strada provinciale 79 Sciacca Menfi. Si tratta di una delle più belle arterie provinciali con paesaggi incantevoli tra vigneti, uliveti e una splendida vista del mare. Il contratto d'appalto era stato sottoscritto nei mesi scorsi dall'impresa Peloritana Appalti SRL di Barcellona Pozzo di Gotto, Messina. Gli interventi prevedono l'adeguamento e il ripristino delle barriere di protezione, la messa in sicurezza delle scarpate con gabbionate metalliche, palificazione, rifacimento totale e bitumazione dei tratti danneggiati dalle avversità atmosferiche degli scorsi anni e adeguamento della segnaletica. Sarà inoltre oggetto di un più ampio intervento di manutenzione straordinaria che comprende anche altre strade del comparto ovest. Nell'ospedale di Sciacca sono stati completati i lavori di bonifica dell'area di accesso all'unità di nefrologia con la bitumazione dello spazio posteriore, consentendo ai dializzati in ospedale, senza bisogno di passare dall'interno della struttura, di attraversare un percorso dedicato e privo di contatti con altri utenti. Per far fronte alla fase 2 dell'emergenza coronavirus sono stati ultimati anche i lavori di sistemazione degli ascensori degli ospedali di Sciacca e Ribera. È stata collocata una specifica segnaletica per assicurare il giusto distanziamento tra gli utenti che usufruiscono degli ascensori ed è stato disposto il dimezzamento della capacità di carico. Altri ascensori saranno dedicati al solo personale sanitario. Sulla grave situazione in cui si trova la popolazione riberese, il sindaco Carmelo Pace si dichiara preoccupato e amareggiato e teme che gli aiuti annunciati possano arrivare davvero tardi, fuori tempo massimo. Pace rimarca come le attività economiche vanno sostenute immediatamente, così come vanno aiutate le famiglie che fino adesso sono arrivate soltanto con le briciole. Non si tratta di una critica politica verso i governi regionale e nazionale, ma di un grido di allarme. Occorre liberare le procedure di erogazione del sostegno da tutte le pastoie burocratiche perché la grave situazione, salvaguardando sempre la legalità, impone l'adozione di provvedimenti che assicurino interventi tempestivi ed immediati. Il tempo è scaduto e le famiglie non hanno più risorse e le attività economiche hanno bisogno di risorse ora. Non si può e non si deve più perdere altro tempo prezioso. Potrebbe essere davvero troppo tardi, conclude il sindaco Pace. A partire da oggi le ville comunali di Sciacca, nel rispetto dei protocolli sanitari previsti dalla fase 2 del Covid-19, saranno aperte dal lunedì al sabato mattina e pomeriggio dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle ore 20. La domenica dalle 9 alle 13. Gli ingressi saranno contingentati per attività motoria e sportiva. Il servizio di fruizione sarà garantito anche grazie alla collaborazione delle associazioni dei vigili del fuoco in congedo e della guardia costiera ausiliaria e dei gruppi scout Agesci, Sciacca 2 e Masci. Si raccomanda sempre l'uso di dispositivi individuali di protezione e il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Le ville comunali nei giorni scorsi sono state anche oggetto di interventi di disinfestazione. L'imprenditore saccense del settore alberghiero Ezio Bono è stato chiamato dalla Confcommercio alla guida di Agrigento Extra per il territorio di Sciacca. Agrigento Extra è un organismo che opera in seno alla Confcommercio di Agrigento ed è composto da un gruppo di imprenditori dell'accoglienza del settore extra alberghiero. Tutte le iniziative poste in essere puntano a promuovere e mettere a sistema le attività extra alberghiere della provincia. Ho condiviso il progetto di Confcommercio, dice Bono, che con la sua azienda opera con una serie di case vacanze nella località balneare di San Marco, che intende prestare molta attenzione anche al comparto turistico di Sciacca e Interland e sostenere le attività imprenditoriali che in un momento di forte crescita si sono viste fermare in modo improvviso dall'emergenza coronavirus. Per il momento è tutto, mi fermo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.